Polacchi, Valcareggi mette fuori Rivera e Riva e lancia Causio con Mazzola interno. In avanti le speranze azzurre poggiano sull'inedita coppia Anastasi-Chinaglia. Se partiva con i nuovi doveva partire prima. I due anni precedenti avrebbero dovuto gradualmente inserire i nuovi, invece ne aveva inserito solo qualcuno. La Polonia è più forte, atleticamente e tecnicamente. Alla fine del primo tempo, l'Italia è sotto di due gol grazie al colpo di testa di Šarmak e al destro da fuori di Deina. Secondo me, in quel momento la Polonia era più squadra rispetto alla nostra. L'Italia riesce soltanto a ridurre le distanze con Capello a 5 minuti dalla fine. Tentammo, ci fu il gol di Capello. Ormai non c'è più tempo per acciuffare quel pareggio che vorrebbe dire passaggio del turno. Ci siamo battuti, però insomma abbiamo perso. Gli azzurri battuti e umiliati dalla Polonia. Finito il mondiale. L'Italia torna a casa. Nazionale da rifare. Cambiare, rinnovare, adeguarsi. Dopo il Mondiale del 1974 c'è bisogno che si affermi una nuova generazione in grado di toccare i vertici raggiunti dagli eroi.